Buon salve a tutti ragazzi, sono Cronio e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, evento incredibile, torno dopo, penso, anni, forse 2 anni sono passati dall'ultimo episodio a fare la Pixelmon. È una serie che io ho amato in passato, che andava benissimo, spero che possa piacere anche voi, ditemelo, fatemelo sapere lasciando ovviamente un mi piace e scrivetemi qua sotto nei commenti. Wow, oh, oh, forte che noi la Pixelmon, sei brava, vai così, viva Pikachu e Raichu e anche... Charmander, che è la mia scelta. Comunque ragazzi, questa sera anche insieme a tutti gli altri, no, solito gruppetto, siamo in 9, ognuno ha scelto uno starter diverso. Eren ha scelto... Lo vedrete qui sotto nel video perché io non me lo ricordo. Perfetto. Quindi ragazzi, non lo so, lasciate un mi piace e cominciamo subito l'episodio. E mi vedrete vestita diversa perché l'episodio l'avevo registrato in un altro momento. Comunque avete capito. Ciao. Piccola Pixelmon. Buon salve a tutti ragazzi, sono Cronio e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo, come potete vedere dietro di me, c'è un... vabbè, a parte che c'è Eren Blaze che passa così, rompe le balle. Comunque c'è un centro Pokémon e sta per iniziare, incredibile, dopo anni e secoli e un sacco di tempo ragazzi, rifaccio la Pixelmon. Sono veramente gasata, vi faccio vedere qual è lo starter, anzi l'ho detto già nel dito probabilmente, però comunque Charmander è lo starter che ho scelto. Laggata allucinogena. Questo primo episodio sarà in single player. Comunque è una serie abbastanza libera. Siamo tutti in un server. In questo momento ci sono Eren, Charlie, Tano e Marci. E basta, penso. Poi forse tra poco arriva anche Matteo. Comunque siamo tutti qua nel server. Vieni qua, Charlie. Comunque dicevo, sarà una serie abbastanza libera, faremo episodi single player ma anche multiplayer, un po' come ci gira a noi. Questo primo episodio è in single player, sarò da sola, ci sono già un po' di Pokémon, però questo sicuramente mi farà il sedere, ok, livello 42, scappiamo immediately. E niente, devo trovare anche un posto dove fare subito una specie di casa. Cos'è quello, un Pokémon che rimbalza? Cos'è? Oddio, si picchiano, cosa c'hai? Aiuto. Aspetta, provo a sfidarlo, magari riesco. Ok, mi ha sfidato, non ho fatto niente, mi ha sfidato. Mosse, ok, graffio. Sono contro lo star di livello 9. Mi sto facendo il culo, sbaglio. Mi sto facendo il culissimo. Porca miseria. Raga, non vincerò mai. Ok, aspetta, graffio. Un pochino, no, è morto. Bene, bene, cominciamo molto bene. È già morto il mio Pokémon. Comunque ragazzi, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace. Io la Pixelmon l'avevo portata forse un paio di anni fa, se non sbaglio. Sì, un paio di anni fa sul mio canale, era una serie seguitissima, mi ricordo, anche se non avevo tanti iscritti all'epoca, mi ricordo che mi facevo un sacco di visualizzazioni, quindi spero che un ritorno del genere vi possa piacere. Sarà una cosa, insomma, cioè, ci metteremo a fare sfide. Penso che l'obiettivo principale di tutti sarà quello di fare una propria palestra, ovviamente la casa, poi ognuno con la sua palestra, ci sfideremo a uccidere questo obeso. Devo trovare pur un qualche Pokémon che mi faccia salire di livello il piccolo Charmander. Dai, magari Sentret ce la faccio. Maronna mia. E vabbè, ma quanto sono forti sti Pokémon? Ma stiamo, scherziamo? Ma dai Charmander, ti prego Charmander, non morire. Non morire, non morire Charmander, ce la puoi fare. Manca poco Charmander, oddio, sei spasticissimo, è spasticissimo. Graffio, sì, l'ho sconfitto, mamma mia, vai, vai, bravo Charmanderino. Sei tu di livello, è livello 6, però andiamo subito a curarcelo. Ah, stanno scrivendo in chat, è arrivato anche Matteo nella chat. No, ehi, cosa? Chi è il ladro? È stato Eren. No, dai. Uffa, adesso dove cavolo sta? Secondo me l'ha preso Eren 100%, l'ho visto passare. Allora adesso mi metto a cercare un qualche Pokémon scarso da affrontare. Questo, che bello! Togekiss, che carino! Barbabietola, non sapevo nemmeno esistessero le barbabietole. Io non so nulla della nuova versione 1.10 in effetti, ora che ci penso. Scommetto che già avranno, infatti giustamente hanno già tutti quanto rubato qua. No, ti do una barbabietola, Teo. Spero ti piaccia. Qui c'è un market, tra l'altro. Si potranno comprare Pokéball e cose varie, però probabilmente sono senza soldi, vero? Ah, ma pensa, possono comprare anche le mosse del tipo, il raggio. Wow, che figo. Allora, provo ad affrontarlo. Vai. Ok. Anche se è un Miltank, quindi è forte. Ecco, appunto. Ecco, appunto, perché ho parlato. Perché ho parlato, maledizione.
i Miltank sono troppo devastanti, ragazzi. Vorrei farmi subito delle Pokéball per riuscire a catturare subito qualche Pokémon nuovo, però il procedimento per fare delle Pokéball non è così semplice, anzi. Consigliatemi qualche Pokémon qua sotto nei commenti che potrei catturare per la mia bellissima squadra. Io vi dico subito che probabilmente non potrò fare a meno del mio Pokémon preferito, che è Raichu. E poi boh, il resto vediamo, scegliamo insieme anche cos'è disponibile in questa nuova Pixelmon. Allora, la versione è... Cazzo, per un pelo! Per un pelo! È morto per un pelo! Qui intanto tutti che chiedono ovviamente dov'è Lillard. E in questo centro Pokémon fantasticosamente non c'è. Un trader! Cosa mi scambi? Un Mook per un Gengar? Quando lo trovo ti faccio sapere. Proviamo ad affrontare questo Pidgey, ma se butto in acqua Charmander mi muore. Dai, vediamo se riesco a farlo fuori, almeno un Pokémon, ti prego. Oh là, fortissimo. Oh, finalmente. Dai, fallo fuori, finalmente. Bravissimo. Qua sotto di me, come potete vedere, c'è la minimappa dove i pallini bianchi sono tipo le altre persone. Ciao Charlie. Oh, ma che cacchio fai? Ma brutta schifosa! Aia, aia, però lei c'ha già il piccolo inferro. Io ancora non c'ho assolutamente nulla. Quasi quasi vado anch'io a farmi qualcosa, in effetti dovrei. Oh, c'è un Marip livello 9. Quasi quasi ci provo. Vai, io li adoro i Marip, però ovviamente... Ah, abbiamo imparato a bracciare, ottimo. Così posso anche già affrontare i Pokémon tipo erba e essere già più... in vantaggio. Allora, madonna. Livello 9, sei tu di 2 livelli, fantastico. Interessa. Oh no, mi ha sfidato a caso questo schifoso. Vabbè, ti picchio, cioè non mi faccio problemi. Oh mio Dio, quanto è forte sto Pidgey, ma stiamo scherziamo? Va bene, cominciamo. No, non posso essere stata battuta da un fottuto Pidgey, devo tornare indietro che sbatti. Ok, ho già trovato del ferro, ottimo. Il ferro ci servirà, dovremmo fare quella specie di incudine, poi dovremmo fare il martello, è tutta una procedura abbastanza lunga quella per creare le Pokéball, però a me divertiva un sacco farla, mi ricordo che comunque era fighissimo. Quindi fatemi prendere tutti quanti i materiali che necessitiamo di avere. È in peaceful tra l'altro, quindi nemmeno ci sono i mob, posso andare veramente scialla in giro, è tutto... Proprio è Minecraft, però l'abbiamo reso facile e ci concentriamo solamente sui Pokémon, quindi niente mob, niente di niente. Ah, qui va avanti, ok, ok, è bello lungo sto posto. Cosa ho trovato? Questo posso romperlo così? Sì, questo cos'è? Un rubino, mi sembra, sì. Rubini, boh, io li prendo, non so cosa mi servono, ma io mi prendo tutto. Questo cos'è? Uno zaffiro a sto punto? Sì. Andiamo avanti. Pokémon rubino e Pokémon zaffiro, sono palesemente citazioni. Questo è un altro materiale ancora, ma quanti materiali che ci sono? Cos'è questo? Silicon ore, ma che cavolo, non ci capisco niente. Questo è un altro nuovo materiale che non posso prendere. Devo prendere per forza con il piccone in ferro. Anche questo, sì, è lo stesso. Ok, adesso me lo faccio. Ma chissà se posso fare il piccone in rubino, così, curiosità mia. Esiste la possibilità di fare il piccone in rubino? Sì! Ma dai, ma che figo. Ok, il piccone in rubino è tipo un piccone in ferro, cioè alla fine è quello. È veloce, posso prendere gli stessi materiali, ottimo, ottimo. Vabbè, è enorme sto posto, raga, ma che cosa ho trovato? Meno male che ho messo il waypoint. Ma dopo vedo ste cose e penso che siano diamanti, invece non lo sono, maledizione a loro. C'è l'inverso di un Pokémon, oro. Qui c'è della lava e dove c'è la lava c'è sicuramente il diamante, me lo sento. Eccolo, sapevo che era Diglett. Ciao, carino. Non, però con Charmander non mi conviene proprio sfidarlo, essendo tipo terra. Oh, degli smeraldi, non so se possono servire. Madonna, che spavento che ho visto qui il buco. Mi sono preso un colpo, mannaggia. Un altro Diglett. Speriamo non mi sfidi, speriamo non mi sfidi, io mi allontano. Ma che carini i Diglett che cantano, cioè sono il top comunque, gli tengono compagnia. Oh, cannaggia, oh, pensavo fosse il diamante, maledizione. Ah. Cos'è sta roba? Ametista, boh. Vabbè raga, ci rinuncio, basta, il diamante non lo troverò oggi purtroppo. Allora, come si faceva? Se io faccio tipo Y, teletrasportati. Sì, funziona, ce l'ho fatta, sono tornata a casa. Cioè a casa, ma non di dire, io non ho una casa al momento. Comunque, quasi quasi mi faccio qualcosa adesso. Allora, dovrei decidere dove posizionarmi. Oh, guarda, Matteo ha già fatto qualcosa qui. Oh, grande Teo! Ma lui sta facendo le Pokéball, ciao! Che figo lui che fa le Pokéball, io non so i crafting, non ho nemmeno le ghicocche. Non ti ho rubato niente, tranquillo.
Oh, c'è Charlie. Oh, figo, ha piantato una ghicocca. Ma io quindi posso piazzare le ghicocche? Oh, ha piazzato una ghicocca rosa. Però figa, rosa. Che cosa mi serve a me la ghicocca rosa? Io ne voglio una. Io ho quelle gialle e quelle nere. A trovarle adesso, vabbè. Oh, guarda questo. Oh, infame, cosa mi ha rubato? Dai, Eren, che palle. Maledetto, io lo ammazzo, mo. Ladro, ladro schifoso. Quanto cavolo deve durare questo? Sì, 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 sì. No. Oh, che cacchio fai? Teo, cosa vuoi? Ma ha quittato. Che disastro. Oh, cacchio. C'aveva anche un Ultra Ball. Guarda te, che infame. Adesso cosa gli devo ridare io a lui? Adesso devo ridargli tutto quanto a sto scemo. Guarda te. Oh, perché mi devi uccidere? Oh, porca miseria, non si può continuare così. Che cazzo di pizza. Aiuto, scappo. Che infame che sei, Eren, guarda. Oh. Oddio, c'è un boss di Miltank. Che figo. Oddio, io mi rubo queste ghicocche. Tanto non mi vede nessuno, scialla. Ops, ops. Quanto sarà... Ultimate, finale. Minimo livello 70. Io ci provo. 49. Beh, ce la facciamo sicuramente. Ottimo, è già morto. Ok, allora raga, il crafting della Pixelman. Ciao. Della incudine è abbastanza semplice. Basta fare questa cosa. Ok. E quindi poi posso metterlo qui. Poi tipo dovrei mettere una base di ferro, se non sbaglio. Ok, e poi dovrò fare anche un martello. Il martello com'è che si fa il martello? Boh. Ah, eccolo qua, il carbone di pietra faccio, ok. Se io metto una base qua e poi col martello dovrei in teoria modificare. Ecco, infatti, forse ho finito, non so. Ok, no, a posto, ora mi ha dato una base sotto, perfetto, perfetto. Ora devo... trovare un po' di ghicocche per farla. Ah, lì c'è Eren. Guarda, Eren prima l'ho ucciso e si è lamentato perché ha perso un sacco di roba. Toh, ti do questo ferro se vuoi. Anche se in teoria era mio. Ma vabbè. Metto base per il momento perché non è ancora una casa. Ok. Cos'è che vuole Charlie dalla mia chest? Cos'è? Cosa vuoi? Oh, una ghicocca nera. Che culo. Che culo. Che culo, la ghicocca nera. Non lo dico a nessuno che ce l'ho. Non lo dico a nessuno. Un'altra blu, ottimo. Un Pikachu, oh mio Dio, potrei... ero a livello 45, ciao proprio. Caspita, il Pikachu, che bello. Io lo sapete che li amo, questo. Io voglio il Raichu a tutti i costi. Il Pikachu lo devo catturare, per forza. Ok, possiamo tornare alla base, direi. Posso piantare già una ghicocca nera, non sarebbe una cattiva idea. Guarda, le piante di tutti i colori. Facciamoli tutti i colori, poi deciderò bene come piantare. La rosa anche piano. Ah no, la rosa c'è già. La bianca l'ho piantata. Mi manca la rossa, una cosa assurda. La rossa dovrebbe essere quella più comune in teoria e mi manca. Comunque, vabbè, a parte questo, ho un po' di ghicocche. Posso provare tipo adesso a cuocerle. Ok, cuocio la nera e poi anche la gialla e guardo com'è il crafting della Ultra Ball. Ok, ora che ho cotto le ghicocche, in teoria tipo era una cosa del genere forse. Vediamo. Sì, ci ho azzeccato. E adesso cosa dovrei fare? Facciamolo diventare bello tondo. Fatto, perfetto. Ora in teoria faccio il bottone. Vediamo se ce la faccio a fare una fottuta Ultra Ball. C'ho questo e c'ho il bottone. Ta-dan! Ho fatto un Ultra Ball. Oh my god. Bene ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto, è stato il delirio, però comunque ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un sacco di cose utili e niente. Lasciate un mi piace come sempre per, se volete, altri episodi di questa serie, vediamo se portarne una settimana o due a settimana, devo ancora decidere. Comunque ragazzi, lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Passate anche dai canali degli altri che trovate ovviamente in descrizione, dove faremo tutti quanti una serie bellissima Poxerella e niente, ciao a tutti. Do the impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Touch the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power.